Salve squadra, come sapete in questo paese ci sono delle persone di cui ce ne frega veramente molto poco, ma le buttiamo spesso nel discorso pubblico per fare un po' di casino. L'esempio classico sono gli immigrati, no? Però ci sono delle categorie di persone che non hanno neanche questo potere di discussione. Di conseguenza ce ne dimentichiamo molto più facilmente. E non solo, a volte ci danno così fastidio queste categorie di persone che facciamo di tutto per tenerle lontane, proprio agli estremi della società, devono starsene lì. Una di queste categorie sono appunto i detenuti. Ma siccome ne ho parlato più volte, questa volta volevo parlare dei senza tetto, o meglio i senza fissa dimora, scusate la discesa. Quindi vediamo come mai nel paese dove c'è il Papa e sono tutti cattolici con i valori tradizionali tendiamo a fregarcene anche di questi ultimi. Sigla! Per cominciare un po' di dati. Secondo le ultime valutazioni Istat, in Italia ci sono più di 50.000 persone senza fissa dimora. Però attenzione, si tratta di una stima molto al ribasso, perché è molto difficile fare queste valutazioni. Si tratta appunto di trovare persone che non hanno una casa. Per forza di cose vengono escluse popolazioni rom, ragazzi non accompagnati, ospiti in strutture di fortuna, nomi falsi, gente che non mangia le mense e mille altre complicazioni. Pertanto quella dei 50.000, secondo l'Istat, è solo una stima del 2015. Di conseguenza, considerando la crisi economica, il Covid e l'affollamento progressivo delle strutture di aiuto e di servizi primari, è certo che i senza fissa dimora siano molti di più. Ora, l'immaginario tipico dell'uomo senza dimora è quello di una persona che si ritrova per strada per dei problemi che riguardano la sua natura. Ossia, sostanzialmente è un po' colpa sua, perché magari è un drogato, un ubriacone, un pazzo, ma in realtà questi sono degli stereotipi, oppure il ricordo di un personaggio che abbiamo visto una volta per strada e quindi tutti sono così, no? Ma la realtà è un po' diversa. L'85% dei senza tetto è maschio, per il 60% uno straniero, nel 75% dei casi vive da solo ed è nel nord Italia, e spesso il livello di istruzione è molto basso. E le motivazioni tipiche per cui queste persone sono diventate senza dimora non sono tanto per dinamiche personali, ossia perché per esempio sono dei drogati o dei pazzi, ma molto più spesso per natura economica e sociale. Esempio classico è l'anziano con una pensione bassissima che non riesce a pagare, quindi per morosità lo buttano fuori di casa. Oppure la coppia di coniugi che non riesce a pagare l'affitto, non riesce ad andare avanti e quindi dorme in macchina. O ancora l'imprenditore che ha fallito, oppure che ha avuto un problema medico, non poteva lavorare e si ritrova adesso per strada. O ancora l'immigrato che non riesce a dimostrare di essere un cittadino apolide, gli è scaduto il permesso di soggiorno e quindi anche lui adesso vive per strada. Insomma, tipicamente una persona non è che è per strada perché ha un qualche tipo di problema personale, il tipo è drogato, è pazzo, eccetera, eccetera. Molto spesso si tratta di una concatenazione di cause economico-sociali che alla fine ti hanno portato a trovarti senza dimora. Quindi lavoro, crisi familiari, anche quelle devastanti, che appunto sono una serie di concatenazioni per le quali non sempre si può fare molto. Ma entriamo nello specifico. Una persona che è senza dimora, tipicamente è una persona che è senza una residenza anagrafica. E la residenza è molto importante. Per intenderci, secondo l'articolo 43 del Codice Civile, la residenza è quel luogo dove tu soddisfi i tuoi bisogni primari essenziali per la tua persona. Ora, la residenza, tanto per cominciare, ha un valore pratico. Lo Stato deve sapere dove diavolo ti trovi. Per esempio, durante l'emergenza, avete visto, no? Il Po che si asciuga, la pianura padana che diventa una distesa di sabbia, di conseguenza lo Stato deve sapere quante cisterne d'acqua mandare per annaffiare quanti anziani in chissà quanti villaggi. Ma non solo, l'iscrizione anagrafica, per ottenere appunto la residenza, è considerata dalla legge italiana un diritto soggettivo perfetto, ossia quel diritto che nei confronti della pubblica amministrazione non vi possono rompere le scatole, non avete bisogno della loro autorizzazione, non possono contestarvelo e non possono limitarlo in nessun modo. Possono al massimo appunto notificarlo, anzi è un loro dovere, ossia dire qua, va bene? Come mai questo? Perché alla residenza sono collegati tutta quanta una serie di diritti fondamentali, riconosciuti e protetti dalla Costituzione. Ma anche qui non solo. La residenza, infatti, è la porta d'ingresso per accedere a tutta quanta una serie di diritti e servizi sociali, dal welfare al lavoro. Senza la residenza non puoi accedere a questi servizi. E il problema è proprio questo. Sulla carta la nostra Costituzione non prevede che i nostri diritti fondamentali siano legati alla presenza o meno di un aspetto burocratico, quindi appunto alla nostra residenza. Eppure, nella realtà dei fatti, è così, in aperto contrasto con la Costituzione. Infatti vediamolo meglio. Il diritto al lavoro, articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ma senza una residenza non si può accedere a un centro per l'impiego o aprire una partita IVA. Quindi di fatto sei tagliato fuori dal mondo del lavoro e ti resta al massimo il lavoro nero.
Diritto alla difesa, articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Sì, se siamo nel penale, perché lì c'è l'avvocato di ufficio, è ok. Ma sia nel penale, ma soprattutto nel civile e nell'amministrativo, se per caso non è una residenza, perdi il diritto al gratuito patrocinio, che è quella condizione per cui sotto un certo ISEE, che se non sbaglio sono 11.500 euro, l'attività giudiziale, ossia in tribunale, dell'avvocato viene pagata dallo Stato. Diritto alla salute, articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ma senza la residenza non si può accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Avete presente quando dovete cambiare città e quindi cambiate anche la residenza in un'altra città e dovete cambiare anche il medico di base? Ecco, appunto, senza la residenza non potete eleggere il vostro medico di base e accedere a tutte quante le esenzioni di sorta. Diritto agli ammortizzatori sociali, articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. E anche qui, senza la residenza non si può accedere a nulla, né alla pensione di invalidità o alla pensione sociale, men che meno il tentativo di inserirti o reinserirti all'interno del mercato del lavoro. Vi ricordate due video fa quanta documentazione, quanto lavoro, quante certificazioni la gente doveva fare per accedere al reddito di cittadinanza per queste 4 lire vigliacche? Niente da fare. Diritto di voto, articolo 48. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Certamente, ma senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale. Di conseguenza non si può votare. E quindi anche qua uno dei massimi diritti e doveri del cittadino vengono tranquillamente buttati nel cesso. Ah, già, mi sono dimenticato! Senza la residenza non si può ovviamente ottenere né la carta d'identità o la tessera sanitaria. Quindi avrete capito che la perdita della residenza, perché la perdi tipicamente perché ti hanno buttato fuori di casa, non dai comunicazioni per altri posti perché non hai altri posti dove andare, è soltanto la fine di un lungo percorso di emarginazione, che appunto non termina soltanto col perdere il tetto sopra la testa, ma con la totale invisibilità civile e sociale. Ossia, non esisti più e non hai più nessun diritto. Per questo è molto difficile trovare, seguire e aiutare queste persone, perché il nostro sistema li ha resi invisibili. E oltre a renderli invisibili e a discriminarli per la loro condizione socio-economica, abbiamo pensato che fosse il caso di punirli un po' più degli altri, perché in fondo è la cosa giusta da fare, no? Ora stiamo per affrontare un discorso abbastanza antipatico, quindi ci vorrebbe qualcosa di allegro. E che cosa c'è di più allegro di Surfshark, lo sponsor di oggi? Ora, molti di voi conoscono molto bene Surfshark, anche perché poi me lo scrivete, no? Mi scrivete, ah Gio, guarda, ho preso Surfshark, sono contentissimo, una figata, con tutto quello che c'è sconto, perché sapete che è uno dei migliori alleati qua su internet. E come mai? Perché Surfshark è una VPN, ossia un servizio online che attraverso la crittografia dei nostri dati nasconde la nostra navigazione e ci permette di navigare tranquilli su internet proteggendoci dai grandi rischi dell'internet. Per esempio cose come pubblicità invasive, come malware e spyware, oppure assalti alla nostra identità online, magari all'interno delle reti wifi pubbliche che sono molto pericolose, e poi furto di dati con conseguenti estorsioni e le ormai classiche violazioni dei nostri conti online e del nostro cripto portafogli. Ma attenzione, perché Surfshark non soltanto ci protegge, ma ci dà tutta un'enorme serie di vantaggi. Infatti, per esempio, attraverso un pulsante possiamo simulare che l'origine della nostra navigazione arrivi da un altro paese. In questo modo possiamo accedere a tutti quanti quei contenuti che sono disponibili soltanto sull'internet di un altro paese. Per esempio sconti sui vari negozi online, oppure delle dirette sportive su scherma, calcio, quello che volete. E poi, attraverso la politica no log, Surfshark non saprà mai cosa facciamo, dove andiamo durante l'accesso, e se le cose si fanno pericolose, ha un sistema di sicurezza che spegne tutto l'internet nel nostro dispositivo quando il VPN si interrompe a sorpresa, ma soprattutto a livello di costo è quella che offre più di tutti al prezzo minore. E costa niente, infatti poi c'è anche il mio super sconticcione. Infatti, se per caso utilizzerete il link qua sotto in descrizione, GioPizzi, otterrete l'83% di sconto e anche 3 mesi gratis in un periodo poi con il soddisfatto e rimborsati. Non potete non avere una cosa del genere, io la uso, appunto il link è qua sotto in descrizione. Pertanto, come al solito, Surfshark, proteggi la tua navigazione! Siccome non c'è fine al peggio, adesso parleremo di galera, o meglio del rapporto tra la galera e la strada, perché ovviamente le persone senza una fissa dimora subiscono delle discriminazioni in base alle loro condizioni socio-economiche. Alcune sono anche intuibili. Per esempio, come voi saprete, durante le indagini il giudice può
portare avanti nei confronti dell'indiziato uno strumento legittimo dello Stato, ossia la custodia cautelare. Ossia, se il giudice pensa che il campione possa commettere ancora il reato, scappare o inquinare le prove, può decidere no, adesso noi ti prendiamo, poi se sei innocente, vediamo, intanto ti fermiamo. Quindi all'indiziato viene privata la libertà e si può portare o in carcere, quindi appunto custodia cautelare in carcere, oppure invece in casa, agli arresti domiciliari. Ecco, la cosa si spiega da sé. Che domiciliari può fare l'indiziato senza dimora se appunto non ha un domicilio dove scontarli? Di conseguenza, nel dubbio, lo si butta in galera. E come capirete è un attimo un'ingiustizia, perché ovviamente il fatto in sé, no? Cioè tu sei già un emarginato, non hai la casa e quindi per questo motivo ti devono sbattere necessariamente in galera. Ma al tempo stesso, buttare la gente in galera tipicamente lo si fa delle persone che comunque un minimo di frizzantezza dietro c'è. Esempio che abbiamo fatto altre volte: furto in appartamento. Inquinare le prove non puoi inquinarle perché appunto ti hanno già beccato, ti hanno già schedato, eccetera, eccetera. Scappare, non sei un mafioso, non hai le risorse, sei appunto un senza dimora. E al tempo stesso reiterare il reato, boh, mi sembra una cosa abbastanza difficilina, ma comunque è una roba per cui puoi startene tranquillamente a casa. E invece no, ti buttano in galera. È un tantino antipatica come cosa. Se poi viene fuori che sei anche innocente, la cosa diventa un attimo più angosciante. Ma facciamo finta comunque che il ragazzo, il nostro indagato senza visa dimora, venga condannato, d'accordo? Quindi è colpevole e quindi deve scontare la sua pena. Ora, nel corso degli anni, la giustizia e i giudici fanno sempre più affidamento nel far scontare la pena ai condannati, non tanto in galera, ma appunto laddove possibile ai domiciliari, a casa. Questo perché? Perché un discorso che abbiamo fatto molte altre volte anche in un vecchio video sul carcere, perché uno degli obiettivi fondamentali della galera non è soltanto quella della repressione o della minaccia della punizione, ma appunto anche quello della rieducazione, di reinserimento nella società. Ed è stato notato che non costringere una persona ad avere soltanto 2 ore d'aria libera al giorno, non distruggere il tessuto sociale che lo circonda, non fare a pezzi la sua dignità, è molto più efficace per reinserirlo nella società che invece buttarlo in un buco umido e affollato. Quindi appunto nel corso del tempo si fa sempre più uso di detenzione domiciliare, affidamento ai servizi sociali, regimi di semilibertà, perché appunto si vede che è efficace. Ma ancora, senza una residenza tutto questo non lo puoi fare e sei costretto ad andare nel buco. Quindi se prendiamo dalla strada una persona che è già in una condizione di emarginato, gli togliamo la libertà rinchiudendolo in una struttura fatiscente e sovraffollata, in una condizione sanitaria e umana pessima, che cos'è che succede? Succede che lo brutalizziamo. Se poi riusciamo a distruggere anche il suo contesto sociale, perché appunto lo abbiamo privato di quei rapporti umani che coltivava nonostante fosse in una condizione ancora di emarginato, beh, a questo punto molto meglio. Di conseguenza, quando il nostro amico esce fuori, con la vita sociale distrutta, brutalizzato, con un bello stigma sociale addosso, senza un lavoro, senza una lira, senza una casa, che cosa dovrebbe fare se non tuffarsi immediatamente in quel mondo illegale e immorale che noi tanto condanniamo? Quindi avete capito la cosa? Delle persone che già di base sono state emarginate, già delle persone che sono state schiantate sul fondo della società ai margini, delle persone che avrebbero un estremo bisogno di risocializzazione, di essere aiutate, vengono invece penalizzate e brutalizzate. Ah, senza contare che poi ci siamo inventati anche dei nuovi reati per farli stare un po' peggio. E che no? Avrete forse sentito il termine di crimini di povertà. Sono tutte quante quelle leggi o provvedimenti amministrativi atti a criminalizzare tutti quanti i comportamenti tipici delle persone che sono senza fissa dimora. Quindi appunto chiedere l'elemosina o dormire in luoghi pubblici. Insomma, impedirgli di essere così fastidiosamente poveri. Perché questa è la cosa. Queste leggi non sono delle leggi fatte per aiutare gli emarginati, ma per reprimerli. Per impedirgli di fare quelle cose che noi consideriamo portatrici di degrado. Insomma, non delle leggi per contrastare la povertà, ma per contrastare i poveri. Perché, oh mio Dio, signora, il degrado! Per esempio, l'occupazione abusiva delle case abbandonate è considerata dallo Stato lecita soltanto in caso di necessità. Ossia, secondo l'articolo 54, soltanto se c'è qualcuno in pericolo devi salvare qualcuno. Ma le difficoltà economiche e sociali non sono considerate come stato di necessità. Quindi il discorso è fottetevi! Allo stesso modo, nel 2014, il famoso piano case varato dal governo impediva di allacciare utenze in case occupate e abbandonate e al tempo stesso di dichiarare lì il proprio domicilio per la residenza. Ma se occupi una casa abbandonata, ovviamente no, stai scherzando, non puoi mica entrare nel mondo così. Tra l'altro, se ve lo chiedeste, di chi era il piano casa? Di Berlusconi? No, era di Renzi, quindi un'altra informazione in più. E tra l'altro, lo sapete che in questo paese ci sono circa 7 milioni di case sfitte?
Perché c'è anche questo. In Italia il sistema delle case popolari è sostanzialmente immobile. Ci sono 600.000 famiglie in questo paese che hanno fatto domanda per una casa popolare e ancora adesso sono in lista d'attesa. E mentre in Francia le case destinate al social housing sono il 18% o in Olanda al 30%, in Italia solo il 4%, e comunque pochissime di queste vengono concesse e tra l'altro con tempi abnormi. Molto più figo invece è il reato di accattonaggio, che ovviamente poi la Corte Costituzionale definì incostituzionale, perché Cristo Dio. Cioè, il discorso era impedire a un disgraziato di chiedere aiuto in nome del decoro urbano. Ma nel 2018 il Movimento 5 Stelle e Lega fecero passare il reato di accattonaggio abusivo, per cui se per caso una persona vi chiede dei soldi e fa finta di essere disabile, ah no, certo, la li scatta l'arresto, c'è l'ammenda, 3 ai 6.000 euro, un sacco di cose, siete dei poliziotti contenti. Poi, per citarne un altro, tornando al centro-sinistra, il famoso decreto Minniti, che era un decreto che dava ancora più potere gestionale e operativo ai sindaci, perché introduceva il DASPO urbano, una misura amministrativa che permetteva di allontanare fino a 48 ore tutti quanti quei cittadini che impedivano la fruizione delle infrastrutture. Quindi immaginate cosa avranno fatto i sindaci con questo strumento meraviglioso contro, appunto, persone senza fissa dimora, saltimbanchi, signorine che fanno le loro cosine. Una festa. Quindi spero che sia chiara una cosa abbastanza lapalissiana, ossia che questa gente, queste persone senza fissa dimora, sono senza fissa dimora non perché proprio lo hanno voluto loro. Sono tali per un'enorme serie di motivi socio-economici. Se vogliamo vederla in un altro modo, sono persone che non sono riuscite ad adeguarsi al nostro sistema, un sistema così veloce e spietato, perché magari troppo fragili o con qualche rogna in più, o semplicemente perché sono state un po' più sfortunate. Di fatto sono delle vittime di questo sistema e siccome non sono riuscite ad adeguarsi, decidiamo di punirle. Da una parte la nostra legislazione li rende invisibili, gli impediamo ogni accesso possibile al welfare e tutti quanti quei servizi di cui avrebbero appunto un disperato bisogno di accedere. E dall'altra parte li trattiamo come se fossero loro il problema, perché questa è la cosa, è questo il rovesciamento. Cioè sono loro le vittime, sono loro che sono state costrette a vivere per strada, quindi loro costrette al degrado. Noi li trattiamo come se fossero loro i responsabili del degrado. Per questo gli complichiamo la vita, gli impediamo di occupare delle case che non vuole nessuno, costruiamo al parco delle panchine con delle sbarre nel malaugurato caso qualcuno ci volesse dormire sopra, gli facciamo il DASPO quando deve passare la processione della Madonna. Ma nonostante ciò, c'è della gente che si occupa di loro e qualcosa si può fare. Ora, uno degli obiettivi fondamentali è quello di mettere in contatto queste persone con la comunità o anche solo il governo della comunità, appunto per una motivazione pratica, ma anche per aiutarli. E la cosa importante, che abbiamo detto, è l'iscrizione anagrafica, appunto per avere la residenza. Di nuovo, senza residenza non si può avere niente. Quindi ci si è inventati una figata, ossia che chi è senza fissa dimora può dichiarare in un comune di avere il domicilio in una via fittizia, ossia una via che non esiste, proprio non esiste fisicamente, ma appunto dichiarando di avere lì il domicilio, tutti quanti sono d'accordo e in questo modo lui può avere la residenza. Per questo motivo ci sono dei comuni, come per esempio a Trento, dove c'è la via dei senza fissa dimora, che è un po' severa, d'altronde sono tedeschi, oppure invece alla Spezia c'è la via dell'amicizia, che è un'altra cosa. Ora, vorrei dirvi che è davvero così semplice, ma la verità appunto è che non è così. Infatti i comuni non sono obbligati a fare questa cosa, non è che c'è una legge che gli dice dovete fare così. Questa è infatti una raccomandazione dell'Istat del 2015 e quindi per gestire la cosa qualche comune ha deciso vabbè ragazzi facciamo almeno questo, così almeno sistemiamo un po' la situazione. Ma di nuovo non c'è nessuna normativa e come ovvio che sia tutte quante le procedure per il riconoscimento del domicilio sono diverse da comune a comune e non sono tantissimi comuni, quindi è proprio il cercare di metterci una pezza da parte della società civile quando c'è una giunta che vuole fare sta cosa. Infatti solitamente a fare il gran lavoro di comunicazione tra il governo, la comunità e la gente senza fissa dimora tipicamente sono appunto le varie organizzazioni di volontariato e non solo quelle associazioni che fanno delle robe pazzesche ogni giorno, quindi appunto gli portano il cibo, le coperte d'inverno, assistenza sanitaria anche non emergenziale, quindi appunto anche fisioterapia, una roba veramente da anime meravigliose, ma anche un tipo di supporto
supporto un attimo più complesso e anche un po' fastidioso, che è appunto magari il supporto legale per farsi riconoscere la residenza, il domicilio in questo posto, farsi aiutare per mille robe. E ci sono delle associazioni anche di questo tipo, come appunto Avvocato di Strada, che non a caso mi hanno dato una mano a fare questo video e li ringrazio tantissimo. Loro sono veramente pazzeschi, sono un'associazione appunto di avvocati, studenti di giurisprudenza, ma anche cittadini che danno supporto legale e non solo a tutta quanta questa gente, perché anche da quello che ho visto in realtà è un grande lavoro di ascolto, di comprensione, per poter cogliere ogni appunto ogni sfumatura della vita di quell'altra persona per poterla aiutare. È una roba veramente incredibile, e appunto la loro mission, diciamo, rivolge e appunto la loro mission ruota proprio intorno al concetto del diritto di residenza di queste persone che sono senza fissa dimora, per le quali senza appunto non possono accedere a tutta una montagna di altri servizi, benefici che gli spetta. Ovviamente vi lascio il loro link qua sotto in descrizione, sono meravigliosi. E tra l'altro, se per caso non avete idea a chi lasciare il 5 per 1000, appunto se lavorate eccetera eccetera, loro sono un ottimo candidato. Insomma, scegliete di darlo a qualcuno, e in questo caso appunto datelo ad Avvocato di Strada. Quindi questo è quanto, ragazzi. Madonna, mi sto sciogliendo, è una cosa terrificante. Vi lascio ovviamente qua sotto in descrizione tutte quante una serie di link, di cose potete andare a vedere, guardare, leggere, eccetera, eccetera. Mamma mia, che caldo, voglio andare in vacanza come al solito. Mi sto ripetendo, il caldo mi impedisce di dire le cose. Stavo per dire cose sensate, perché qua allora qualcuno mi risponde: ma Gio, anche d'inverno dici delle cagate. Lo so, ma adesso è il momento della... Ah! Dolore! Oh. Comprate il mio maledetto libro! Comprate il libro! Ciao, grazie!